Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Allora, come state? Notando io in mano c'ho una sfera dei Lollapet. Ebbene sì, io quest'anno sono in fissa, da quando praticamente sono usciti, sono in fissa con questi Loll Surprise. Ebbene sì, io mi guardo i video tutte le sere, quando mi metto nel letto che mi rilasso, io mi guardo questi video di queste ragazze che spacchettano i LOL o che fanno quelle scenette con le bamboline. Comunque mi piace molto guardare questi video e sono anche molto curiosa di quello che trovano all'interno. Ebbene sì, visto che io ho ricevuto la mia prima LOL, ovviamente questa è la pet. E ho pensato anche io di fare un video e aprirlo insieme a voi e scoprire all'interno cosa troviamo. Ovviamente non vi posso garantire che sia originale o meno, perché me l'ha regalato mio marito, ovviamente non capendo né niente e non so neanche dove l'abbia comprata comunque. E niente, dovrò chiedere, sinceramente, non l'ho nemmeno chiesto perché con la contentezza di aver ricevuto questa sfera LOL non ho chiesto nemmeno dove l'abbia comprata. Cominciamo subito a spacchettarla e vediamo all'interno cosa troviamo. Allora, in questa confezione, cioè qui mi dice che ovviamente dovrei trovare sette oggetti, come ben vedete. Sette oggetti, ora vediamo un po' se lo troviamo o meno. Allora, intanto cominciamo ad aprire il primo strato, che come sapete sono più strati. Ecco, e qua ovviamente non c'è niente. Pensavo che trovassi, infatti qui mi dice che dovrei trovare l'etichetta dell'indizio, ma non ho trovato niente. Perciò presumo che sarà quella fasolina, diciamo. Sì, perché qui anche non c'è niente. E apriamo l'ultimo strato. Vediamo un po'. Cosa troviamo? Ecco, allora, come presumevo io, ovviamente lui non sapendo né niente, e vabbè, comunque questa non è l'originale, perché come vedete c'ha questo coso tipo della sfera dei Pokémon, perciò non è originale, però va bene, dai, conta il pensiero. Apriamo, ovviamente c'è lo scotch, sarà per non aprire. Vediamo un po' cosa c'è all'interno. Ah, bene, 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 bene. Allora, ho trovato questo qui che è molto, molto, molto carina. Guardate qui, che bellina. Mi piace. Poi ho trovato il biberon. Molto molto carino. No, ma io li adoro. Poi vediamo. Allora, praticamente mi dice che dovrebbe cambiare di colore. Allora, io intanto adesso la monto. Così. Siamo a posto, se riesco, che è anche duro, forse non è nemmeno di qua. Ok, ce l'ho fatta. E poi è anche dura, perciò non è assolutamente originale, perché non so se i pet, però quelli originali sono così duri come questa, ma comunque è troppo dura. Ah, poi come accessorio ho trovato gli occhiali, guardate che molto 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 carini. Vediamo, glieli mettiamo se riesco. Ovviamente ci riesco, ragazzi, non ci riesco.
Non ci riesco. Comunque, ecco più o meno l'ho messo. Guardate che è molto, molto carino e grazioso, con tutto ciò, dai, che non sia originale. E vabbè, adesso che facciamo? Visto che qua dice che dovrebbe cambiare colore, io la metterei un 5 minuti in freezer e vediamo un po'. Vediamo un po' come esce. Bene, l'ho tenuta 5 minuti in freezer e devo dire che non è successo assolutamente niente. Come l'ho messa è rimasta, perciò non ha cambiato nemmeno colore. Beh, che dire, è stata una truffa. Praticamente bella e buona. Una delusione, perché ora io infatti stavo appunto controllando che qua detto, cioè nella carta c'è messo che ci dovrebbero essere sette oggetti di cui praticamente c'era l'indizio e questi qui gli sticker dove praticamente c'era la faccina, c'è il simbolo, quello che cambia colore, il simbolo in cui piange oppure che fa pipì oppure che sputa. E qui invece c'è solo il simbolo che cambia colore, ma l'ho messo 5 minuti in freezer e non è successo assolutamente niente. Come l'ho messo è rimasto. Poi qui dovrebbe esserci il biberon e il biberon l'ho trovato ed eccolo qui. Infatti il biberon è anche morbido, c'è pure il buco per mettere l'acqua e devo dire che il biberon, bene o male, lo potrò riutilizzare con altre LOL che mi arriveranno in futuro, sperando. E poi c'era un altro accessorio che non capisco bene che accessorio sia, anche perché l'ho strappato e non si capisce bene. Poi c'era un'altra ancora che ovviamente vabbè, che le scarpette e ovviamente puoi trovare ovviamente l'animaletto, che non so nemmeno come si chiama perché non c'è nemmeno l'elenco degli animaletti come si chiamano, e devo dire che sono rimasta un po' delusa. Devo dire che questo è assolutamente una LOL fake, assolutamente, e che devo dire, sono rimasta veramente delusa. Io come accessorio ho trovato solamente il biberon e gli occhiali, poi tutto il resto nelle scarpette, tutto quello che c'è segnato qui non l'ho trovato assolutamente. In questo caso non mi resta che dire a chiedere al mio marito dove l'abbia comprata, perché a questo punto posso assolutamente confermare che non sia originale, però è peccato. Però dai, alla fine di tutto ciò è molto molto carina, cioè io pensavo di trovare la lettiera, comunque mi ero fatto un po' di flash in testa, ma niente di tutto ciò succederà. E va bene, niente, io intanto vi saluto qua a questo punto, dai, alla fine è molto molto carina, la conserverò lo stesso. E pazienza, casomai la do a mio nipote, vediamo un po', comunque, e niente, ovviamente. Pazienza, va bene così. Allora io a questo punto vi saluto. Poi devo dire anche che il biberon non è che ci stia morto comunque. Vabbè, non lo so, mi aspettavo di meglio. Sono rimasta un po' delusa, sinceramente. Sono sincera, sono rimasta un po' delusa. Io contenta, finalmente. Spero che con. Cioè, a questo punto speravo che con le LOL sorprese, le bamboline, forse si avvicinavano in mio amore. Io per curiosità mi farò comprare anche la bambolina, no, solamente per curiosità, come sarà
se sono simili, se hanno le stesse sfere, le stesse cose, perché guarda, sono rimasta delusa anche nelle sfere. Beh, che io già l'ho immaginato il fatto di com'era la sfera, però pensavo, sai, che all'interno c'è. Sento che non ho trovato, man mano che strappavo, non ho trovato gli indizi. Pensavo che all'interno, cioè alla fine, pensavo che trovavo tutto all'interno, ma invece ho trovato solo questo: il biberon, gli occhiali e la pet. Vabbè, pazienza, è andata così questa volta. Ma ovviamente mi far prendere anche le bamboline solamente per curiosità se si avvicinano molto all'originale. Ormai sono curiosa e la prenderò assolutamente. E niente, io ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto. Io e la pet vi salutiamo e alla prossima. Ciao!